E da oggi Milano ha il suo monumento a uno dei grandissimi campioni di Formula 1. Bellissimo. Grazie, una buona giornata a tutti. Era quasi un atto dovuto, ma diciamo che in questo momento in cui stiamo cercando di ripartire, anche ripartire dalla nostra storia, dalle nostre qualità, e anche un po' di orgoglio cittadino male non fa. Ci sembrava giusto celebrare Alberto Scari, l'ultimo campione del mondo di Formula 1 italiano. Vinse ben due volte negli anni 50, un grande milanese, abitava in Corso Sempione ed era molto legato alla nostra città. Ci sembrava corretto dedicargli questo monumento che va a completare il largo Ascari a lui dedicato dal Comune di Milano anni fa. A lui e a suo padre Antonio, anch'egli grande pilota. Non ho voluto monumentalizzare Ascari in maniera assoluta, perché è già un monumento Ascari, quindi quest'opera è un simbolo che dovrebbe ricordarlo e non monumentalizzarlo. Ci tengo a sottolineare questo. Siamo veramente felici perché ogni tanto ricordare mio nonno, insomma, con queste cose, insomma, fa molto piacere. È un grandissimo onore avere la possibilità di ricordare comunque un grande campione e soprattutto la possibilità di ricordare anche i grandi successi. Ok, grazie.